Il patrimonio culturale come ricchezza è bene da cui partire, da restituire al territorio e ai cittadini, le imprese che diventano portavoci di questa arte. Arte alle Corti è l'evento di arte contemporanea che svela e fa rivivere le più belle corti della città di Torino. Dal 5 ottobre 2023 al 6 gennaio 2024, le corti e i giardini dei palazzi storici torinesi, dal barocco fino al Novecento, nello stesso cortile della palazzina Marone Cinzano, sede di Unione Industriali, l'arte contemporanea diventa protagonista. La tradizione dell'attenzione al territorio, la tradizione dell'attenzione alle comunità. La nostra associazione Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino nasce nel 1987 e tra i soci fondatori c'è anche l'Unione Industriale. Era un momento particolarmente difficile, un momento in cui alcune famiglie hanno pensato, gli imprenditori, di lavorare insieme e di creare un veicolo per poter interfacciarsi con il pubblico e lavorare su quella che è la ricchezza, l'arte, la cultura di Torino. Cosa che stiamo facendo ancora adesso, abbiamo allargato negli anni, io ho preso la presidenza in pieno Covid, ma ricordo sempre con piacere, lo dicevo anche l'altra mattina in comune quando si parlava appunto di questa esposizione, a cielo aperto anche in molti casi, così come è qui da noi l'Unione Industriale. È un'iniziativa che vede le aziende, gli enti, ne abbiamo tanti, sono cresciuti da quando io ho preso la presidenza, sono aumentati di una decina. E quindi, ma noi siamo pochi, eravamo 30, siamo diventati però 40, e sono 40 aziende e famiglie, istituzioni, la Compagnia di San Paolo, l'Intesa San Paolo, la Banca del Piemonte, la Banca Passadore, la mia famiglia, io sono socio da una ventina d'anni, e in una condivisione di investire sul territorio, non solo nelle nostre aziende, ma anche su quello che è più bello di bello che noi abbiamo, che è tantissimo. Adesso stiamo anche, oltre che a questa iniziativa, quando sono venuta quella Arte alle Corti, è venuto l'architetto Ferrero che è venuto da noi a presentarci e con entusiasmo abbiamo aderito come Consulta ma anche come Unione Industriale per essere tra i partner di questa iniziativa che vede Intesa San Paolo, Compagnia di San Paolo e CRT allineati. Quindi sono non solo questa, ma le iniziative che facciamo sono proprio per restituire un po', in ottica di restituire alla comunità, alla città, quello che la città ha dato a tutti noi. Perché tutto quello che abbiamo fatto, se non fossimo stati a Torino, non l'avremmo fatto. Luoghi, aree nuove, ma con una pianta ben definita che viene dato al pubblico, con indicato ovviamente gli artisti e cosa troveranno non si sa, cioè sarà una sorpresa, in quanto le installazioni sono state studiate e seguite dalla Olga Gambari e che hanno saputo interpretare il luogo, anche la storia del luogo, e l'artista, dando il meglio, ha ottenuto in alcuni casi installazioni appositamente create e in altri casi adattare opere già esistenti al luogo. Quindi è un percorso culturale, nello stesso tempo anche inedito, perché alcuni turisti cittadini sono obbligati, tra virgolette, ad andare a visitare dei luoghi che molte volte passava davanti e non trovava lo spunto per entrare. Oggi, attraverso questo itinerario, che è anche straordinario perché è diffuso sul territorio, spinge ad entrare, a curiosare e poi scopre delle cose che gli danno ovviamente delle emozioni.